Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua con il vostro Zura per un'altra tank review. Quest'oggi abbiamo con noi un cacciacarri. Io non amo i cacciacarri, ma questa volta abbiamo un bel FV404 Conway, conosciuto come Conway e basta per gli amici. È un cacciacarri tier 9 inglese. Cacciacarri con torretta, quindi una tipologia di cacciacarri un po' diversa dal solito, perché i soliti cacciacarri hanno il cannone incollato ben benino sullo scafo, mentre questa volta questo cacciacarri ha una torretta. E prima di vederlo come se la cava su Kharkov, quindi una mappa non proprio buona per dei cacciacarri, andiamo a vedere su carta di che cosa è fatto. E la comparativa giustamente è tra cacciacarri con torretta 30 americano, un classico direi, e dopodiché il Waffenträger auf Panzer 4 4. Ok, il cacciacarri tedesco, anche questo con torretta. Il cacciacarri tedesco ha una scelta di due cannoni, e qui c'è quello grosso. Io vi dico subito che quello più buono è quello piccolo. Questo, come vedete, il DPM sale. Io metterò il piccolo perché per me è il più performante. Il Conway ha lo stesso modo dell'inglese e anche allo stesso modo del T30. Ha una scelta di due cannoni, un cannone bello cicciottello e un cannone più piccolo, quindi un 120 mm e un 140, un 139, 140 mm. Il 140 mm ha un pugno molto forte, questi andrebbero analizzati tutti e due. Facciamo una roba del genere, mettiamo un altro Conway e ci mettiamo su uno il cannone piccolo e su un altro il cannone grosso. Allora, con il Conway, con il nostro cannone piccolo, il 120 mm, come vedete, ha un danno per minuto pazzesco, superiore a quello che sembrava incredibile del VT. Anche il T30 con il doppio cannone, con il cannone piccolo, spara di più. Però il T30 per me va giocato con questo. Adesso, bah, questa è un'altra review. Ora facciamo la comparativa tra i due Conway, che è importante. Almeno qualcuno dice qual è il miglior cannone da giocare. Sono entrambi buoni? Allora, penetrazione simile, 259 e 260. Danno enorme differenza, 400-600. Qui c'è un pazzesco 50% in più, rinunciando però a 600 di DPM. Messa così, quasi vale la pena il cannone grande, perché il danno per minuto sì è importante, ma l'alfa fa la differenza. Vediamo se finisce qui. Allora, la velocità del proiettile del cannone grande fa schifo, mentre quella del cannone piccolo è buono. La differenza non si ferma qui. Se passiamo ai proiettili premium, il cannone piccolo ha dei proiettili premium super veloci con una penetrazione molto valida di 326. Il Conway invece ha delle ESH, proiettili esplosivi perforanti, che fanno 770, ma la penetrazione scende a 200 con velocità salsiccia. Qui bisogna vedere super efficacia o super pugno, quali sono le due scelte. Gli altri due carri, ovviamente, il cannone tedesco molto buono, il cannone americano pugno fortissimo, proiettile salsiccia, penetrazione brutale. Andiamo a vedere il gun handling. Il gun handling del Conway è veramente notevole, ragazzi. Con il cannone piccolo il tempo di puntamento è rapidissimo, è il più preciso di tutti. La dispersione è decisamente sensibile, ma ridotta quella ruotando la torretta a 10 gradi di abbasso. Con il cannone grande il tempo di puntamento si riduce, la penetrazione subisce un malus, la penetrazione, la precisione subisce un malus enorme e ci abbiamo anche un po' più di dispersione ruotando la torretta. Quindi qui è tutto da vedere, perché 200 mm di penetrazione, 9-10, non sono sufficienti. Perché se questo cannone, questo proiettile buca, voi fate 770 di, altrimenti esplode sulla superficie per un 250, una roba del genere. Mentre questo qua è una mitragliatrice che buca tutto, colpisce tutto e fa sempre 400. Io personalmente preferisco il cannone piccolo, il 120 mm.
molto più affidabile. Enorme il DPM, la penetrazione ottima contro i 10, velocità del proiettile perfetta, cannone che chiude, favoloso. Lo preferisco di gran lunga. Passiamo ora al comparto mobilità. È un carro che ha una discreta mobilità, 18-19 rapporto peso-potenza, resistenza ai cingoli completamente nella media, 40 in avanti, 15 indietro, con i suoi 10 da basso. È la mobilità è la migliore dei tre. La torretta, tutte le torrette ruotano tutte alla stessa velocità, un numero magico, 18,77. La rotazione del carro è la migliore, quindi abbiamo il come mobilità, il carro è il migliore tra questi tre cacciacarri. Per quello che riguarda l'armatura, l'armatura fa abbastanza schifo sullo scafo. Nella torretta vediamo un valore di 132, ma vi assicuro che non è sicuramente la torretta il lato migliore di questo veicolo. I punti ferita sono purtroppo i minori dell'8. La vista non trascendentale e prende fuoco, che è una meraviglia. Passiamo ora a vedere l'equipaggiamento consigliato, le ottiche, la ventilazione, il caricatore. Cerchiamo di portare la vista al massimo. Se volete andiamo a buttare un occhio. Ah, qui abbiamo messo il cannone grande, ma mettendo il cannone piccolo abbiamo 1,78 0,30, quindi una precisione chirurgica da super cannone tedesco, veramente veramente spaziale con il cannone piccolo. E alternativo con il cannone grande, ma tra i due quello che dà più risultati per me è il piccino. Guardando ora il modello del carro, come potete ben vedere, la parte sotto è completamente un bersaglio, la parte sopra con i suoi 130-140 mm non è granché. Ci sono due strisce in zona mantlet, la parte sul bordo sopra e soprattutto il bordo sotto, dove il mantlet offre una certa protezione. Vedete questo punto qui, dove poi dopo incontra la torretta, si somma lo spessore del mantlet e la torretta. Se no, altrimenti in qualunque punto vi sparano, vi bucano, quindi non fate mai affidamento sulla torretta, sull'armatura del Conway. Ora vediamo come se la cava. Questo è un carro fatto di mobilità, versatilità, gun depression, danno per minuto pazzesco, penetrazione, è cannone a basso e mobilità. Bisogna uscire fuori al momento giusto, non bisogna fare gli spacconi, magari si inizia da prima dalla distanza. Come vedete, la camo del veicolo è veramente schifosa, è un carro molto alto, quindi i valori di mimetizzazione sono orribili, anche con un ottimo equipaggio è praticamente impossibile rimanere nascosti. Me ne vado da questa zona perché non ho pescato nessuno che attraversa e mi metto qua nella speranza che esca qualcuno. Quando giusto appunto vedo delle sagome, vedo qualche carro che decide di fare un aggiramento e qualcuno che vuole uscire da questa zona, da questo angolino. Bam, bat, 380 danni. Se avessi avuto il cannone grande qui sarebbe stata una festa, perché con 770, però guardate che roba, 6 secondi e 44 sono carico di nuovo. Un danno per minuto che rivaleggia con quello del Tortoise. Il Tortoise è il fratello, no? La tartaruga. Stesso cannone, veramente notevole. Guardate che tempo di puntamento, ma il cannone è veramente uno spettacolo. Il danno per minuto è leggermente inferiore a quello del Tortoise, ma nessuno. Ecco, qui ho rimbalzato un colpo, non mi chiedete come. Ah, perfetto, guardate. La buona sorte vuole che mi ha colpito nella parte, l'unica parte corazzata del carro è questa striscia qui sotto. Qui ci sono 300-350 mm di armatura, quindi il ragazzo con il VZ o ha mirato male oppure è stato dannatamente sfortunato da colpire l'unica parte che offre un minimo di protezione di un bersaglio assolutamente gigantesco. Mi dispiace per lui. Comunque sia, mi sposto perché sia il T34 che il VZ non sono facilmente. Cerchiamo di vedere se riesco a prenderli di fianco. Il 34 è prudente. Il T34 è prudente e qui la situazione non è proprio rosea. Esco, c'è il VZ. Vedo che i miei compagni stanno prendendo dei colpi. Io non voglio prendere colpi. Vorrei mantenere i miei HP fino alla fine. Forse questa qui non è la zona migliore per affrontare la partita, e quindi decido di vediamo se riusciamo ad aiutare questo Moisen, questo topolino,
questo mouse al tier 9 contro il temibile T95 cacciacarri tier 9 inglese. Il cannone è preciso, vediamo la cupola, non sono entrato sulla cupola, passiamo subito ai proiettili premium. Magari un'unione di precisione e prepotenza, ecco qua, 4,36. Il danno per minuto è devastante. Il T95 si muove a destra e a sinistra, ma non può fare niente contro un cannone che spara come una mitragliatrice con proiettili ultra veloci in grado di bucare quasi qualunque cosa. Quindi il T95 sparisce in un batter d'occhio. E me ne vado verso un IS-3 tutto soletto, perché lo scambio di DPM è un gioco che questo carro può fare con un danno per minuto di 3000, più di 3000. Ovviamente con caricatore ed equipaggio buono si arriva a dei valori assolutamente mostruosi. Non c'è quasi nessun carro, altro veicolo del gioco che voglia fare a scambio di danno per minuto con questo mostro. L'IS-3 sparisce in un istante. Andiamo subito alla caccia di qualcun altro. Come vedete, questa non è la mappa giusta, ma questo cannone funziona. Questo cannone funziona e dà la possibilità di poter affrontare anche in corpo a corpo, perché tanto lo scambio di colpi, abbiamo un po' di punti ferita, no? Facciamo a chi spara di più. Qui abbiamo un, ecco che il VZ torna, il VZ di prima colpo, il VZ mi spara, io non capisco perché mi ha dingato nuovamente. Questo è il VZ più sfigato del mondo, ma avrà preso qui. Comunque sia, sono riuscito a rimbalzare un altro colpo, non so come, a buona sorte, mi ha a cuore oggi, no? Il VZ avanza, ma non si rende conto che questo affare spara ogni 6 secondi e 44. Ora passo ai proiettili premium per affrontare un OBJ 257. E anche qui, perché non giochiamo allo scambio di colpi? Io non ho armatura, però sparo tanto con questo Conway. Quindi iniziamo il giochino. Io te ne do una e me ne vado. Se me ne dai una, torno e probabilmente cercherò di dartene. Questo l'ho traccato, se l'ha mangiato. Grande armatura del 257. Prima che lui possa sparare, io già ne ho messa in carico un'altra. Arriva qualcuno che mi aiuta, prende un paio di colpi e ovviamente la grande penetrazione del Conway non ha problemi a fare a pezzi il 257. Ora cerchiamo di andare a prendere l'ultimo veicolo, T34, che si nasconde al centro mappa. Velocizziamo un pochino il replay, ma purtroppo qualcuno arriva prima di me e il nostro Conway termina la partita con un bel bottino in una mappa tutto sommato ostica per il suo stile di gioco. E ora vediamo le nostre post game stat. Maestria fenomeno, un po' di medaglie, grosso calibro, come vedete oltre 5000 danni, 19 colpi sparati, 18 a segno, 15 penetrazioni. Ho forzato con qualche proiettile premium su qualche super corazzato, ma ragazzi, lasciatemelo dire, questo veicolo è veramente valido. Di solito non amo i cacciacarri, ma questo non è un cacciacarri. Può fare il cacciacarri, quindi direi che la prima parte della partita vi consiglio sempre di rimanere a distanza e utilizzare il grande cannone. Poi se la situazione si mette bene, ha la mobilità, l'abbasso, la torretta, è un cacciacarri versatile, un po' tipo alla Scorpion, alla Charioteer, il tier 8 che lo precede, pure molto buono. È un cacciacarri versatile che non è costretto a rimanere in fondo alla mappa, indi per cui per me è promosso a pieni voti, anzi oserei dire che probabilmente questo qui è il miglior cacciacarri del tier 9. Ok ragazzi, anche per questa review abbiamo fatto. Il vostro Zora vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima. Non dimenticate il solito like se vi siete divertiti, oppure volete mettere il pollice verso il basso, magari scrivete dove ho sbagliato in modo da non sbagliare nuovamente. Vi aspetto qui su YouTube o live streaming su Twitch.